Partiamo dai polli zombie fino ad arrivare ad un glitch per il loot infinito. Oggi andiamo a vedere qualche bel segreto prima dell'aggiornamento di Halloween. Mi raccomando, siediti comodissimo e lascia un mi piace perché questo video è epico. Sì, a quanto pare c'è un glitch per ottenere del loot infinito. Sto parlando della nuova pistola melma esplosiva. Infatti, se sparate ad un albero della realtà con quella pistola, quest'albero andrà a distruggerti, ti darà il loot e lo puoi ripiantare all'infinito per avere un loot decisamente estremo. Probabilmente Epic correggerà questo errore molto presto e non potremo più farlo, sempre se non l'abbia già corretto, non ne ho idea. Fatemi sapere nei commenti se siete riusciti a provarlo o se Epic ha risolto questo bug incredibile che ti permetteva di avere un loot infinito. Il nuovo aggiornamento di Halloween arriverà davvero a breve, ragazzi, infatti ci sarà domani. Dovete sapere che in questo aggiornamento arriveranno un sacco di novità, un sacco di cose fighissime, ma quello che più aspetto, sinceramente, è l'arrivo dei polli zombie. Se i polli zombie, ragazzi, avete visto tutti quei pollastrelli che girano per la mappa? Da domani potrebbero diventare, o meglio, diventeranno degli zombie, quindi state molto attenti a dove mettete i piedi. Sì, perché questi piccoli esserini che girano per la mappa saranno completamente in versione zombie a partire da domani e ce lo hanno spoilerato attraverso una foto che vi sto facendo vedere in questo momento. Ma voi ve li immaginate questi polli zombie? Secondo voi che cosa faranno? Saranno forti? Faranno degli jumpscare? Ti spaventeranno? Semplicemente gireranno per la mappa innocui? Io non lo so, ma sinceramente sto avendo paura di questi polli. Ovviamente non saranno le uniche creature che arriveranno su Fortnite nel nuovo aggiornamento di Halloween, ma sarà pieno di mostri ciattoli. Ci sarà infatti il ritorno probabilmente degli zombie, ragazzi, i classici zombie che fanno gli jumpscare e che ti spaventano e probabilmente ti prendi un colpo ogni volta che ne vedrai uno, cosa che è successa a me un botto di tempo fa. Cioè ogni giorno, ragazzi, cioè raga, ogni cosa si trasformava in zombie praticamente in quel periodo di qualche anno fa. Diciamo che mi sono preso bei spaventi. The Rock avrà una nuova skin su Fortnite. Sto parlando di una skin molto molto figa, un nuovo supereroe, credo, di un nuovo film che sta facendo. Adesso non ne ho idea perché non ho seguito molto la vicenda, però da quello che si dice è che c'è una nuova skin chiamata Black Adam, che è questo supereroe appunto che interpreta The Rock, e avrà addirittura un emote personalizzata, un emote che spawnerà un trono. Non vedo l'ora di vederla all'interno del gioco. Vediamo come sarà questa emote. La state vedendo sullo schermo in questo momento. A me sembra molto molto figa come emote. Soprattutto la potranno utilizzare sia skin maschili, sia skin femminili, sia tutte le altre skin di Fortnite. Quindi è un emote che comunque non è solo per la sua skin, ma possono utilizzare tutte le altre. Io davvero non vedo l'ora di scoprire come saranno questi polli zombie. Dalle immagini che abbiamo saranno appunto così, ma sono troppo curioso. Cioè fatemi sapere voi se li state aspettando e se siete curiosi di vedere i polli zombie, raga, commentate qui sotto. Potrebbe essere arrivato ufficialmente il momento per Fortnite di aggiungere gli animali volanti. Vi spiego subito, è stato riaggiunto da poco il guanto rampino, questo qui. Dovete sapere che però adesso ha una funzionalità segreta con gli animali. Infatti, raga, questo guanto prima non poteva essere usato sugli animali, adesso invece è il contrario. Infatti questo guanto ha la possibilità di essere usato sugli animali, ma addirittura una volta che lo usiamo sugli animali ci andremo a finire direttamente sopra e riusciremo a prenderli, a farli nostri amici senza alcun tipo di problema. Andiamo a cercare un cinghiale o un lupo, così vi faccio vedere quello che intendo. Eccolo qua, guardate, abbiamo un cinghialozzo qui davanti. Secondo me hanno aggiunto questa funzionalità per provare il nuovo rampino degli animali. Non so se vi ricordate, ma qualche season fa si parlava di un nuovo rampino in grado di prendere gli animali. E quale occasione migliore per Fortnite di testare la nuova funzione riaggiungendo segretamente questo rampino qui e avere così l'opportunità di inserire finalmente gli animali volanti, anche perché se ne parla da davvero tantissimo tempo. Comunque, senza perderci in chiacchiere, questo è il funzionamento del rampino. Infatti vedete, ci basterà prenderlo e andremo direttamente a finire sopra il cinghiale senza nessun tipo di fatica, senza dovergli dare da mangiare, senza doverci saltare sopra. Insomma, è una buona occasione per Fortnite per sperimentare questa tipologia di, non lo so come si dice, di conquista degli animali, per mettere magari in game qualche animale volante che tu vuoi prendere con il rampino e cavalcare. Sarebbe davvero la cosa più bella, secondo me, che potrebbero fare. E chissà se questi animali volanti non saranno tipo
dei Clombo? Parliamo adesso di una possibile collaborazione fighissima secondo me con Fortnite. Parlo di Fallout. Avete presente il gioco con il bunker e tutte quelle cose radioattive, quella roba lì? Beh, potrebbe essere l'occasione perfetta, perché tra pochissimo tempo dovrebbe uscire gratuitamente, o a pagamento, non ne ho idea, sullo store di Epic Games. Abbiamo visto tantissime collaborazioni tra Epic Games e Fortnite quando un nuovo gioco arriva nello shop, come God Simulator, come Destiny 2 e tantissimi altri giochi. E appunto questa potrebbe essere la giusta occasione per avere finalmente una bella collaborazione su Fortnite con le skin di Fallout, che tra l'altro stanno benissimo a Genesis, punto 1. E seconda cosa, potremmo avere uno zainetto fighissimo con l'omino di Fallout dietro, sarebbe veramente stupendo. La nuova pistola a melma è eccessivamente forte, ragazzi. Ma perché ve lo dico che è eccessivamente forte? A parte che guardate l'acqua... Ah, non è questa, scusate. Vabbè, non fate caso che adesso non la trovo. Avete capito tutti di che arma sto parlando. Ma quest'arma è davvero super potente. Per quale motivo? Perché se ne prendi più di una, puoi devastare i tuoi nemici. Letteralmente. Infatti puoi sparare tipo 20 colpi che corrispondono a tantissimi danni senza mai ricaricare. Cambiando tre armi, per esempio, tre armi della stessa categoria, 3-3, spara, melma, puoi devastare i nemici magari che sono chiusi in un vault, puoi devastare dei nemici che sono in un fortino, puoi fare davvero il devasto. Fatemi sapere se questa nuova arma aggiunta allo spara melma vi piace, perché secondo me potrebbe essere davvero una buona arma se utilizzata bene. Come la usate voi? Come la preferite usare? Contro le strutture o contro i nemici direttamente? Scrivetelo nei commenti. Natale 2022, il nuovo aggiornamento di Natale su Fortnite. So che sembra un po' presto per parlarne, ma fidatevi che Epic Games ci ha già spoilerato qualcosina. Infatti abbiamo già avuto un'immagine che raffigura un martello contro una spada. Potrebbe essere finalmente l'occasione giusta, soprattutto perché c'è tanta neve in quella foto, che a Natale vedremo un combattimento tra spada e martello. Una roba strana, lo so, ma che potrebbe essere finalmente una svolta al gameplay di Fortnite, per farlo tornare un attimo divertente. Sicuramente da questo Winterfest 2022 ci aspettiamo tantissime cose, soprattutto tantissima neve, tantissimi nuovi boss natalizi, tantissime nuove cose, non lo so. Quello che vi posso dire è che prima di tutto bisogna aspettare, perché c'è l'aggiornamento di Halloween. Infatti domani scopriremo tutte le novità di questo aggiornamento di Halloween, sperando in una cosa. Parlo proprio di questa casa. Lo so che tutti ci sperate e ci spero tantissimo anch'io, ossia che non sia una semplice casa, ma si trasformi in una gigantesca collaborazione per Halloween. Dato che ormai ci siamo e tutti dicono che in questo Halloween arriveranno un sacco di collaborazioni, tra cui Freddy Krueger, Stranger Things e tantissime altre cose, potrebbe essere l'occasione giusta per trasformare questa casa, che tra l'altro contiene anche un orologio proprio come quello di Stranger Things, per fare una collaborazione incredibile, pazzesca, e che farebbe avvicinare al gioco molte più persone. Che dire, ragazzi, di segreti ce ne sono tanti. Io e la mia zucca qui vicino siamo pronti a raccontarveli tutti, ma ce n'è un ultimo. Prima di salutarci, infatti, se andate sulle impostazioni, andate qui giù, potete finalmente restituire un nuovo articolo. Vi spiego un pochino come funziona. In pratica potete rimborsare gli articoli acquistati negli ultimi 24 giorni. Quindi voi, per esempio, oggi comprate una skin che non vi piace assolutamente e potete usare quel biglietto entro 24 giorni per rimborsarla. Non lo so, magari comprate questa, la provate, non vi piace, la rimborsate. Molto semplice. Però attenzione, perché lo potete fare una volta, poi si potrà fare l'anno prossimo, ragazzi. Quindi state molto attenti e usatelo con cautela. Detto questo, vi ricordo che nel negozio oggetti ovviamente va inserito il miglior codice della storia di Fortnite, ossia Lollo Pollo. Mi raccomando, inseritelo prima di domani che arriva l'aggiornamento. Cliccate accetta e è fatta, raga. Supporto un creatore Lollo Pollo, mandatemi la foto su Instagram che usate il mio codice, che vi riposto a tutti quanti. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video, una nuovissima live. Ci sarà l'aggiornamento, ci divertiamo con qualche challenge. Un saluto a tutti, ragazzi. Grazie mille per la visione. Ciao ciao.